Un grande pareggio, con grande sofferenza, su un campo molto difficile, con una ottima squadra, che si è messa in difficoltà. Abbiamo recuperato alcuni giocatori che sapevamo che avevamo una condizione non ottimale, perciò abbiamo sofferto la velocità degli esterni, la capacità di giocare palla da lenta e siamo stati anche un pizzico fortunati in certe circostanze. Ma questo credo che sia il calcio, perché io ero straconvinto di vincere, nella mia mentalità. Perché se è vero che abbiamo preso due pali in primo tempo, è anche vero che potevi far gol con Motta, è anche vero che dopo due pali potevi far gol su punizione o su qualche ripartenza, ecco perché ho tenuto le tre punte, per non abbassare una squadra che secondo me più si abbassava e più andava incontro a difficoltà. Ecco, mi fa piacere che lo dice, perché è vero che c'è stato qualche fischio e i ragazzi sono rimasti dispiaciuti di non aver regalato la vittoria ai propri tifosi, però onestamente, oggettivamente la prestazione è stata gagliarda. C'è stato il massimo impegno. Nel primo tempo, in qualche momento, abbiamo concesso qualcosa a centrocampo, ci siamo un po' sfilacciati, ma complessivamente a sprazzi, anche nel primo tempo, abbiamo fatto un ottimo calcio, a sprazzi. Nel secondo tempo c'è stata più continuità, le abbiamo provate tutte, solo per una palla inattiva siamo stati penalizzati e poteva anche esserci la beffa finale con quella punizione di Allegretti, tanto di cappello, è stato bravo anche Pane sul suo palo a deviarla e sarebbe stata effettivamente una beffa, perché se c'era una squadra che oggi meritava di vincere, onestamente, oggettivamente, io sono il primo a dire che forse a Bolzano l'altra settimana non era stata una buona prestazione, ne abbiamo già parlato, ma oggi io ho fatto i complimenti ai giocatori, ho detto che non bisogna mollare, perché dopo una prestazione di questo tipo, con le defaianze che ci sono oggettivamente nell'organico, con un Pelagias che ha giocato meno male, alla fine è dovuto uscire, con tante problematiche che chi ha studiato un pochino la situazione del Barletta come organico conosce, nonostante ciò la squadra è stata viva, ha creato e meritava di vincere. Quindi i fischi li manda l'intente? No, li accettiamo tranquillamente, ma sono fischi a mio parere dovuti un po' all'amarezza del campionato nel suo complesso, in cui diciamo, io penso che l'ambiente a questo punto del campionato sperava, auspicava, diciamo, di essere un pochino più su in classifica. Non credo che siano dovuti alla prestazione di oggi. C'è un po' di amarezza anche perché la palla non è rientrata per la seconda volta, oppure non si è riusciti a ottenere il gol, sicuramente, ma fischi così di amarezza, di dispiacere per oggi, ma se vogliamo di critica nel complesso del campionato, perché effettivamente ci si aspettava un po' tutti quanti che in questo momento la squadra avesse qualche punto in più. Io questo penso, che onestamente la squadra ha giocato, l'ha vissuta la partita, ha avuto qualche defiance nel primo tempo, ma non abbiamo concesso niente, tranne quella punizione finale in cui veramente si è rischiato grosso e si poteva perdere, perché a volte queste partite le perdi pure, ma si è giocato, ci si è sacrificati, insomma, oggi un'ottima prestazione.